Ora, se una giornalista in occasione di una premiazione nazionale pronuncia queste parole contro la tua città. E ad Abbiate Grasso, in provincia di Milano, ho visto le mafie entrare nel comune, negli appalti pubblici e soprattutto dentro il cemento, perché alle mafie una cosa che piace tanto è il cemento, i centri commerciali, costruire, costruire e costruire. E la giunta osa presentare denuncia querela per diffamazione, che cosa potrà andare storto? In una nazione normale non accadrebbe nulla di particolare, ma in Italia invece iniziano ad arrivare le prime corpose contestazioni, in parte rivolte alla giunta e al sindaco, e in parte a me come divulgatore di questa storia, che detto tra parentesi potete trovare a questo link qui. La prima contestazione arriva da Andrei Lacano, che come ripeto è l'astro nascente del PD locale. Egli ritiene infatti improprio l'inserimento del suo nominativo fra le persone che hanno supportato e condiviso il messaggio di Sara Manisera. Infatti ricorda di non aver condiviso alcunché, limitandosi a mettere il like all'intervento. Quindi, eventuali marescialli che siete in ascolto, sappiate che Andrei questo messaggio non l'ha diffuso. E mentre Andrei, giustamente dal suo punto di vista, viene a dire guarda che io non l'ho diffuso, il PD emette un comunicato stampa congiunto con il Movimento 5 Stelle in cui si difende a spada tratta la posizione di Sara Manisera. Le argomentazioni del PD e del Movimento 5 Stelle che va a traino sono sostanzialmente due. Primo, Sara Manisera è una giornalista giovane ma esperta, che ha visto gente, fatto cose e ritirato premi. Quindi, se lei dice che ad Abbiate Grasso c'è la mafia e nel comune gli appalti vengono gestiti dalla mafia, avrà sicuramente ragione. E tu, brutto imbecille provincialotto, che cosa ne vuoi sapere? Se lo dice lei a 4 giorni dalle elezioni amministrative, sarà sicuramente così. E chi se ne importa se non c'è uno straccio di prova a supporto, non risultano indagini da parte della magistratura, né arresti o misure cautelari nei confronti dei supposti dipendenti infedeli. Stiamo parlando di una dichiarazione di Sara Manisera per Marx o Grillo. La seconda argomentazione è alquanto paradossale: siamo tutti per la legalità, ma non devi rivolgerti alla magistratura. Perché mai dovresti tutelare l'onore e la reputazione degli uffici comunali e delle persone che nel comune vi lavorano? Cosa ci guadagni a fare l'infame rivolgendoti alla magistratura? Niente. Puoi risolvere le cose davvero uomo d'onore, inviti questa picciotta, le paghi una cena, le dai un palco per dire quello che vuole dire, in totale libertà e siete pari e patta. Accetterà anche le tue scuse. Dai. Ok, spero di aver reso l'idea di quanto appare paradossale un partito democratico che difende la legalità ma aborre il ricorso alla giustizia ordinaria. Peraltro per tutelare un interesse pubblico. Perché il potenziale oggetto e vittima di diffamazione non è soltanto il sindaco, la giunta e il consiglio comunale, ma è anche e soprattutto il comune, inteso come ufficio e dipendenti. E tanto Sara Manisera quanto il PD dovrebbero sapere che il comune non è cosa nostra. Non decidiamo noi se tutelare o meno i suoi diritti e interessi. Si devono tutelare i suoi diritti e interessi. E detto fra parentesi, questo tipo di prese di posizione spiega il motivo per cui è meglio non creare commissioni consiliari antimafia. Il fatto che tu sia consigliere comunale e che qualcuno ti nomina all'interno di una commissione non ti rende automaticamente un esperto di lotta alla criminalità organizzata. E c'è l'altissimo rischio che qualcuno, ubriacato dal potere della coccarda, inizi a dare la patente di mafiosi a caso, manco fossi un giornalista freelance pluripremiato. Come faccio a sapere che quelle parole specifiche di Sara Manisera sono completamente prive di fondamento? Ma è semplice, ce lo dice la stessa Sara Manisera.
La giornalista afferma infatti di essere stata ampiamente fraintesa. Ella infatti, quando diceva queste cose qui... E ad Abbiate Grasso, in provincia di Milano, ho visto le mafie entrare nel comune, negli appalti pubblici e soprattutto dentro il cemento, perché alle mafie una cosa che piace tanto è il cemento, i centri commerciali, costruire, costruire e costruire. Quindi la protezione del territorio, la protezione della biodiversità e dell'ambiente è la prima cosa. Non si riferiva affatto all'amministrazione allora in carica di Abbiate Grasso, agli uffici comunali di Abbiate Grasso, ma genericamente alla città e alla sua storia. Sono stati amministratori e avvocati brutti e cattivi a stravolgere il senso di un intervento molto più ampio di quello che appare. Voi l'avete un minuto e mezzo per vedere questo intervento più ampio? Vediamolo insieme. Ciao a tutti e a tutti, intanto sono Sara Manisera, sono una giornalista freelance e aggiungo solo una cosa, io sono con l'accento milanesissimo, ma la mia mamma e il mio papà sono della provincia di Salerno e dopo tanto viaggiare ho scelto di ritornare al sud, in un piccolo paese in provincia di Salerno, per avviare un'azienda agricola, perché si può fare, si può restare al sud, si può fare economia sana. Ok, nei primi 30 secondi dice come si chiama, che cosa ha fatto e che cosa vuole fare nella vita. Ci sta. E ad Abbiate Grasso, in provincia di Milano, ho visto le mafie entrare nel comune, negli appalti pubblici e soprattutto dentro il cemento, perché alle mafie una cosa che piace tanto è il cemento, i centri commerciali, costruire, costruire e costruire. 20 secondi sono dedicati alla sua esperienza abbiatense, nella quale lei ha visto con i suoi occhi entrare le mafie negli appalti pubblici e nel cemento. Quindi la protezione del territorio, la protezione della biodiversità e dell'ambiente è la prima cosa, a mio avviso, oggi per difenderci dalle organizzazioni di stampo mafioso. Quindi in Calabria, in Campania o in Basilicata proteggete il vostro territorio, restate, siate creativi e soprattutto fantasiosi. Si può fare la terra, si possono fare tante cose al sud, bellissime, e oggi con i social network, con Instagram possiamo connetterci al mondo. Quindi ragazzi, ragazze, rimanete qua, soprattutto viaggiate, ma poi tornate, mi raccomando. E altri 30 secondi nei quali afferma che per combattere le mafie devi difendere la biodiversità. Fine dell'intervento più ampio. Insomma, a prescindere dal fatto che la diffamazione non è un problema quantitativo ma qualitativo, anche seguendo la tesi di Manisera, se togliamo i suoi saluti, resta il fatto che metà del suo intervento, di un minuto circa, verte sul fatto che lei ha visto con i suoi begli occhietti le mafie entrare nel comune di Abbiate Grasso e gestire gli appalti. È davvero difficile pensare che lei volesse dire un'altra cosa. Infatti ha detto Abbiate Grasso, comune, appalti, non ha detto Milano, Lombardia e affari in senso generico. È stata piuttosto precisa. Tra l'altro, queste cose le ha dette di fronte a centinaia di persone che non può non avere notato. C'erano telecamere professionali che andavano avanti e indietro e telefonini che la riprendevano. Poi Sara Manisera dichiara che le sue affermazioni sono state estrapolate dal contesto e che non si riferiva a nessun politico, amministrazione o ufficio in particolare. E quindi Sara Manisera, dopo aver ricevuto la denuncia querela, sente l'impellente bisogno di precisare che quelle frasi sono state dette in libertà senza alcuna base oggettiva. Ha detto infatti che nel comune di Abbiate Grasso c'è la mafia e che gestisce gli appalti, ma che non si riferisce in particolare a nessun politico e a nessun dipendente del comune. Ora, io vorrei capire come può una giornalista freelance internazionale pluripremiata non essere in grado di comprendere l'offensività delle parole che pronuncia. E tra l'altro è stata specifica. Ha detto chiaramente che ad Abbiate Grasso lei ha visto con i suoi occhi la mafia entrare in comune e gestire gli appalti. È difficilissimo che una frase del genere possa essere equivocata.
e in particolar modo è virtualmente impossibile che possa equivocarlo una persona che ha compiuto i 33 anni ed è per l'appunto una giornalista freelance internazionale pluripremiata. Se ciò dovesse verificarsi realmente, mi verrebbero dei seri dubbi circa le capacità professionali di questa persona. E peraltro non si sente pronunciare neanche una sola parola di scuse. Sara Manisera, dal suo punto di vista, ritiene di avere ragione e che al massimo la cosa si sarebbe dovuta risolvere prendendo in mano il telefono. E invece questa amministrazione, brutta e cattiva, non solo si è rivolta alla magistratura, ma a suo dire spende anche dei soldi pubblici per perseguirla. E anche qui Sara Manisera incorre in un duplice errore che da una giornalista esperta sinceramente non mi aspetterei. In primo luogo dovrebbe capire che l'onore, il decoro e la reputazione di una città non sono un bene a disposizione dei singoli amministratori. Se un amministratore vede che qualcuno danneggia la sua città e le sue strutture, non può e non deve voltarsi dall'altra parte come un mafioso qualsiasi. Deve intervenire per difendere quel bene. E in secondo luogo, quando Sara Manisera afferma che il comune di Abbiategrasso sta spendendo dei soldi pubblici per perseguirla, sta affermando il falso e sta dando sfoggio della sua ignoranza in tema amministrativo. Ogni delibera di giunta, infatti, viene corredata di un parere tecnico-amministrativo e contabile. Il parere contabile afferma chiaramente che non ci sono riflessi sul patrimonio dell'ente. Quindi, al momento attuale, non si è speso un solo centesimo della cosa pubblica per tutelare l'onore e la reputazione del comune e dei suoi dipendenti. Questa giornalista internazionale freelance pluripremiata ha detto un'altra cosa che non corrisponde a realtà. E per qualche strana ragione, moltissimi cittadini credono che questa persona, che alla prova dei fatti non è stata neanche in grado di interpretare una delibera, sia in grado di dare lezioni a tutti gli altri su come funziona il malaffare e la criminalità organizzata. E quando va in giro a dire che ad Abbiategrasso, nel comune, la mafia è entrata e gestisce gli appalti pubblici, proprio per il fatto di essere una freelance di fama internazionale, la gente le crede. Ci sono centinaia di persone che mettono i like, migliaia di persone che sentono i suoi interventi e che credono davvero a quello che racconta, con conseguenze che possiamo facilmente immaginare. E la conseguenza peculiare è che a queste storie credono anche persone che dovrebbero avere il polso della situazione perché vivono da sempre in città e ricoprono un certo ruolo. Prendiamo per esempio la segretaria di Confcommercio. Ve la ricordate la dottoressa Brunella Agnelli? Nel video precedente avevo affermato che lei aveva rimosso il post con cui promuoveva il messaggio di Sara Manisera. In realtà non è esattamente così. La dottoressa Agnelli ha semplicemente occultato quel post su indicazione del legale, ma non il suo legale, il legale di Sara Manisera. E al termine di un acceso confronto facebookiano ha deciso di riattivare il post e renderlo nuovamente pubblico. E in questo post si vedono chiaramente quali sono state le reazioni degli abbiatensi. C'è per esempio Lele Cavallotti, che mi permetto di nominare in quanto personaggio pubblico, fra virgolette, è sempre stato attivista nel nostro territorio e mi risulta che sia consigliere comunale in una città vicina, ha fatto notare che l'intervento di Manisera era completamente fuori luogo e in quel caso Brunella Agnelli, che è segretaria di Confcommercio, è intervenuta dicendo che Sara Manisera ha una certa fama e sicuramente ha tutta la competenza necessaria. Per cui, se lei dice che ad Abbiategrasso c'è la mafia nel comune, sicuramente la mafia ci sarà. E questa convinzione si è diffusa proprio a causa di quelle frasi fra migliaia di cittadini. E alla fine, solo quando interviene la querela, si scopre che la mafia in realtà nel comune di Abbiategrasso non c'è, che la giornalista si è espressa male, è stata fraintesa e siamo tutti brutti e cattivi ad esserci rivolti alla magistratura per vederci chiaro.
Perché la soluzione, secondo le opposizioni, era dare ancora maggiore spazio e maggior credito a questa giornalista, che per carità sarà anche brava negli argomenti di sua competenza, come le migrazioni e quant'altro, ma letteralmente ha detto due cose su Abbiategrasso e nessuna delle due è giustificabile. E voi che cosa ne pensate? Come sempre, fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto. Se poi vi siete appassionati, seguite costantemente il canale, ma avete il ditino introflesso, non vi siete iscritti, non condividete i video, non avete attivato la campanellina e non mettete il like, fatelo, oppure potreste trovarvi sbattuti in prima pagina. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.